Benvenuti in un nuovo video. Come avete letto dal titolo, oggi faremo insieme il video prodotti terminati alimentari. Quindi io inizio subito, ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale per restare sempre aggiornate, mettere un like, se volete attivare anche la campanellina così ogni volta che pubblicherò un nuovo video vi arriverà un messaggino, e poi di seguirmi su Instagram. Come sempre, nickname qui e link giù nell'info box. Inizio subito perché ho la scatola Prozis strapiena di prodotti finiti, e quando si tratta di prodotti finiti non sono tanto clemente. Quindi inizio subito. Come sempre, essendo che ci tengo tantissimo a questo video, essendo che vi ricordo che ho un profilo Instagram dedicato alle ricette, cibo, tutto bla 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 bla, ogni volta che mangiavo qualcosina di nuovo che troverete in questo scatolone, pubblicavo la foto, quindi facevo il prima, il dopo e tutto. Quindi ho anche le foto e ogni prodotto, vedrete todos, soprattutto burger e barrette Prozis, ma non spoilerò niente. Quindi mettetevi tranquille perché sarà lungo. Iniziamo da un burger che non ha fatto schifo, ma di più. Cioè, ho provato davvero tantissimi burger, ma questo è un altro, la peste proprio. Quindi questo non vi azzardate a comprarlo perché butterete anche l'anima. Chiusa parentesi, sono dei burger di soia, ricetta vegetariana. Sono questi qui, ve li faccio vedere bene, sempre marchio Fior di Natura. Tutti questi prodotti qui sono sempre marchio Fior di Natura. Questi, se fa schifo, allora può avere per 100 grammi un po' di sale in più, perché 1,5 grammi di sale è tantissimo, però per tutti gli altri valori nutrizionali ottimo, ma come sapore no. Andiamo avanti. Questi qui mi sono piaciuti tantissimo, sono veramente strabuoni, ottimi, ottimi. Questi qui, Fior di Natura, sono dei mini 4 burger 100% vegetale al farro. Sembrava di mangiare un timballo di farro, è buonissimo. Anche per quanto riguarda gli ingredienti e la tabella nutrizionale, quindi approvatissimi. Cioè, sono 160 grammi, 4 mini burger, e quindi questi qui non li lancio perché si sono comportati bene e quindi li poso qui. Poi, andando avanti, questi qui anche mi sono piaciuti perché Fior di Natura che fa? Fa sia i burger grandi e sia i mini burger. Infatti io ho preso un po' di quello e un po' di quello, anche se poi era la stessa cosa, cambiava la dimensione, però... Questi infatti li ho provati tutti, sì, li ho provati tutti, e infatti già so quale mi piace, quindi li vado a prendere. Questi qui sono mini burger agli spinaci, anche se mi sono piaciuti tantissimo, sono 100% vegetali, due porzioni, sono 4 burger questi qui, ve li faccio vedere bene così vedete la confezione. E questi hanno anche sì degli ottimi valori nutrizionali, quindi... ci piace, e quindi anche essi vanno qui perché hanno fatto i bravi. Poi questi, mamma mia, questi la morte, questi la morte, anche essi la morte, mamma mia che schifo. Fior di Natura e tofu burger, mamma mia che sango, tofu burger, cioè guardate la confezione bene bene perché non vi azzardate a comprarli. Vedete la foto, sicuramente avete visto la foto, sembra gomma, sembra il fimo, oppure sembra la plastilina dei bimbi, quando fanno i bimbi, mamma mi fai giocare, gli date quella plastilina schifosa, uguale, plastilina gomma, mi si sto sentendo male, vegan, non ce ne fa troppo, cioè che schifo, che schifo. Andiamo avanti a... Ah no, io mi ho sbagliato pure. Comunque
Questi qui sono dei burger di verdura, sono due burger ricetta vegetariana, fonti di proteine, fonti di ferro e vitamina B12. Questi sono ottimi, questi qua anche sì, mi sono piaciuti. Sono il mio orologio che suona, sono l'una. Questi qui, oh mamma mia, sono spettacolari anche sì, ottimi. Quindi, mamma, mi metto qua. Oddio, è caduto. Va bene. Poi, no dai, non vado più di burger, mo pesco proprio al caldo. Ah, questi, l'amore, ho finito un pacchetto di pacchi di avena. Un chilo, questo qui, marchio Prozis. Ve li consiglio, a parte che io vi consiglio proprio il marchio Prozis. Sul mio canale trovate gli spacchettamenti e acquistate 3 pacchi di questi qui, durano tantissimo. Io li utilizzo per il porridge, oppure per le cotolette. Li utilizzo in qualsiasi modo sulle fette biscottate per dare un tocco in più, nello yogurt, da qualsiasi parte. E quindi ve li consiglio per breve e costano 1,99€, quindi voi avete fatto i bravi, andate qua. Poi, questi sono la morte, ma no, perché fanno schifo, perché questi qui, se li provate, creano dipendenza, ragazzi, creano dipendenza. Queste qui sono le cotolette di soia, ricetta vegetariana, fonti di fibre, fonti di proteine, fonti di ferro e vitamina B12. Sto parlando dei favolosi nuggets. Questi qui sono cotolette, però sono nuggets, perché ho finito. Eccoli qui, oh. Come vedete sono uguali, solo questi sono i nuggets e questi sono la stessa cosa, ma in cotoletta. Mamma mia, io questi qua non so quanti ne ho finiti, sono strabuoni. Chiunque mi ha contattato su Instagram Stories, gliele ho consigliate appena i voti. Questi non si prendono 10, ma questi qua si prendono 1.000.000 di più. Questi sono fantastici, sembra pazza, sembra, ma sono fantastici. Sono questi qui. Quindi, approvatissimi. E quindi questi qui io li acquisto sempre, ogni volta che vado. Andiamo un po' a caso. Ci troviamo nelle barrette. Allora, queste qui io utilizzo solo barrette di Prozis. Uno, perché hanno un ottimo prezzo, hanno degli ottimi valori nutrizionali, quindi certo anche sul sito ci sono alcune un po', però bisogna saper scegliere e guardare bene la tabella nutrizionale. Questo qui io vi lascio tutto, perché se ci mettiamo a vedere quante proteine, quante cose, ci vediamo domani. Ma sono stata brava, perché anche di queste qui foto, valori, voto, tutto. Adesso non mi ricordo il voto, però so che questa qui non mi è piaciuta tanto, perché era troppo dolce. A me le cose troppo dolci nauseano. E questo qui, sto parlando delle protein snack. Eccola qui, oh. Questa qui gusto cocco. Però io preferisco come tabella e anche gusto quelle là zero di Prozis. Però queste qui non sono male rispetto alle altre, quindi questa qui consigliata, però un po' per il gusto troppo dolce. Poi giusto ieri ho assaggiato lo zero cookie. Questo qui è zero cookie, è in forma di biscotto, è 60 grammi, ma ci sta anche quella da 35, la stessa cosa. Comunque questo qui ho. E devo dire la verità, mi è piaciuto tantissimo. Il gusto è un po' più chimico, un pochino, però comunque ci sono i pezzi di lamponi e per uno snack veloce io ve li consiglio, sono stra ottimi, io li adoro. E questo qui zero cookie, white chocolate e raspberry. Eccolo qui, quindi favoloso, ci è piaciuto. Questo qui l'ho preso come omaggio sul sito della Prozis ed è 100% soy protein, 30 grammi my veg ed è gusto vaniglia. Sono delle proteine in polvere che, mamma mia che profumo, mi sono piaciute tantissime. Infatti
Avete visto, o forse vedrete, uno spacchettamento Prodis. Le volevo acquistare, ma non so, volevo provare qualche altra cosa di proteine, un'altra tipologia, e quindi non le ho prese, ma sicuramente le prenderò. Queste qui ci sono due gusti, vaniglia e cioccolato, però c'è anche sempre di questa qui, ma non mi sembra della stessa marca, stessa confezione, ci sono altri gusti, ma non mi ricordo però qual è la differenza tra le due, quindi non voglio dire stronzate, non ve lo dico. Quindi ed è questa qui, provata, vaniglia, troppo, cioccolato non lo so, vi farò sapere. E poi eccola qui, questa qui mi è piaciuta tantissimo, mamma mia, fenomenale, Zero Snack Double Chocolate Flavor. Quindi questa qui è quella là che dicevo, che è 35 grammi, come vedete, è uguale. Anche di questa qui c'è questo gusto, anche di questo c'è questo gusto, sono uguali, solo questa è 60 e questa è 35. E questa qui mi è piaciuta tantissima, approvata. Poi, sempre del marchio, questo qui, Cookie e Cream Flour. Questa qui è mio, anche questa troppo dolce. Questa qui è biscotto Oreo, però sono buone, sono mangiabili, non è come quei burger, quei due burger che facevano schifo. Traduzione, che facevano pena, schifo. Poi, nella scatola misteriosa. Ok, questa qui anche mi è piaciuta tantissimo, della X Core, solo che trovo che ci sono un po' troppi zuccheri. Però devo dire la verità che era davvero ottima, era proprio buona. E sto parlando di questa qui, e anche questa state vedendo tutta, è gusto cioccolato, però ve la consiglio, uno sta un po' attento nella giornata con gli zuccheri, si può fare. Poi mamma mia, questo la morte, ma no, perché faceva ma perché era il paradiso, mangiavi questo, ciao. Infatti nel prossimo ordine, non quello che avrete già visto o che avrete, ma nell'altro ancora, voglio prendere la confezione grande, perché queste qui sono la droga veramente. Ma arriva il rifornimento ad ottobre, infatti aspetto ottobre per prendere questa cosa, no. E quindi queste qui sono le protein brownie. Starete vedendo, sono una confezione da 50 grammi, mamma mia, queste qua prendetevi ragazzi, io vi consiglio il sito della Prodis, ve lo consiglio, fare recensione alla Prodis da qua domani, perché devo dire la verità che è l'unico sito che ha davvero dei prezzi accessibili veramente un po' a tutti, perché altri veramente, scusatemi la voce che sto correndo pure, ma tengo la testa che mi scoppia perché sto registrando non so quanti video. Comunque stavo dicendo, veramente ha degli ottimi valori e qualità prezzo, chop. Poi coperto l'amore, ed è sì, io mi sono innamorata dei prodotti alimentari, per me portatemi a fare shopping, portatemi in un supermercato e vi sposo anche domani. Comunque questo cacao amaro della Perugina devo dire che è fantastico come prodotto da supermercato, comunque è l'unico che si salva, perché gli altri che ho provato, anche se è cacao amaro, tenevano zucchero a morire, quindi no. Però questo qui cacao amaro è vero, costicchia un poco, perché la confezione da 70 grammi, 75 grammi, costa 1 euro, io lo trovo ad 1,30 euro, però ultimamente in un supermercato qui vicino a casa mia l'ho trovato a 99 centesimi, ho fatto scorta, ci piace. Questa qui mi è piaciuta tantissimo, devo dire la verità che io puntavo tanto su questo qua, del po', oh mio Dio che buona, ma alla fine, e di questa qua non ci davo manco una lira, però mi è piaciuta tantissimo, banana muffin. Zero, questa qua però di semolina zero. Da Dio, sempre 35 grammi, veramente da Dio, buonissime. Mi sono piaciute tanto.
Quindi questo gusto qui, banana muffin, ho trovato. Vedete? Eccoli qui. Tengo proprio la dimostrazione, che poi che stronzata, cioè, vuoi dire hai preso questo, lo vuoi prendere pure il biscotto? Va bene, quindi non mi ci soffermo, è la stessa recensione di questa e anche il biscotto, quindi andiamo avanti. Eccoci qua con gli ultimi prodottini. Anche io sono caduta, posso chiamare trappola, di Natural Mojo. Allora, su questo voglio spenderci due parole. Su internet, YouTube, recensioni a morire, sembrava il tè della svolta, sembrava un campione che aveva vinto il mondiale questo tè, la stessa cosa degli altri prodotti. Allora, io li ho provati, li ho acquistati anche due volte, però secondo me sono troppo cari. Io ho provato anche Fitvia. Fitvia non mi è piaciuto il tè di Fitvia, soprattutto il detox è molto drenante. Su questo, questi della Natural Mojo, sì, devo dire che appena li bevevi, stavo ogni 5 minuti a fare blink. E quindi su questo sì, ci siamo tutto, non posso dire niente perché loro dovere lo fanno. Però tre tè di questi, 65 euro. Aspettiamo un attimo, è vero che mi fate andare a fare pipì, ma io mi bevo 5 litri d'acqua, mi dico là perché tengo l'acqua, vado lo stesso, cioè alla fine è un aiutino, ma posso essere anche ignorante in materia, però comunque ci cioè, sono 70 euro un altro po'. Spenderli per 3 tè io con 70 euro, cioè scusatemi un attimo, mi faccio la spesa di prodotti su Prozis. Che poi lo stesso tè posso prendere anche una buona marca, un buon marchio di tè al supermercato, tipo l'Angelica o gli altri là, che sono comunque 3,50 euro a confezione, però almeno siamo sui 3,50 euro, cioè questi 70 euro un altro po', cioè no, secondo me no. Infatti non li acquisterò più perché non ne vale la pena. Io l'ho provato perché è stato un periodo un po' di confusione, chi ne parlava bene, chi ne parlava male, poi vabbè ci sta chi la vita, vabbè andiamo avanti. E quindi se io se non provo, non credo. L'ho provato, facevano il loro effetto, per un po' l'ho acquistato e ho detto no, cioè è un po' una truffa. Perché vado all'erboristeria, assoluto. Cioè, però devo dire che come gusto andiamo per ordine. Questo qui era buono, veramente buono, mi è piaciuto tantissimo. Questo qui sembravano le fruttelle, questo qua è benessere. E questo qui un po' meno, non mi è piaciuto tanto, è liquirizia, arancia, vaniglia, troppo dolce. Però devo dire la verità, sono buoni. Ma ho un'altra confezione di questo qui, detox, che è quasi finita. Infatti la finirò e poi la butterò. Però le confezioni, devo dire la verità, sono belle, quindi penso di utilizzarle per qualcosa. Io stavo parlando anche di Fitvia. Di Fitvia io ho provato il Fitberry. La confezione a me è durata 25 giorni. Perché l'ho dosato, cioè ne ho messo poco. Però comunque, io se devo fare la differenza da Fitvia, il Natural Mojo adesso l'ho provato e drena di più questi qua della Natural Mojo, perché sono ogni la stessa ml, la stessa quantità. Io con Natural Mojo lavo, cioè stavo sempre a fare plim plim. Invece su Fitvia non ho notato granché di andare in bagno a fare plim plim un sacco di volte, quindi no, secondo me non ne vale la pena. Ho provato anche le proteine di Natural Mojo e allora, se ti vi devo dare la differenza tra le proteine di queste qui alla vaniglia e quelle di Fitvia e quelle di Natural Mojo, scusatemi, perché quelle di Fitvia anche se l'ha fatte ma non l'ho provato, io vi consiglio queste qui di Prozis. Perché no? Perché per il prezzo, a parte pure perché per il prezzo fa la sua differenza, perché le proteine di Natural Mojo stanno un attimo 40 euro. Io non mi ricordo, se sbaglio pagare 50 euro con tutto lo shaker, 50 euro per una cosa del genere. E poi il gusto a me non mi è piaciuto tantissimo, infatti ne metto poco perché è troppo forte. Io ho il gusto cappuccino,
E dopo un po', infatti, non so come più lo devo finire quel coso, non vedo l'ora di finirlo e di toglierlo. Ciao, arrivederci. Cioè, non le acquisterò più. Secondo me è stato uno spreco di soldi. Se avessi saputo prima che c'era un sito online, Protis, cioè l'avrei spesi 100.000 volte là i soldi e non sul Natural Mojo. Quindi, c'è chi ne parla bene, va bene, che loro continuino a parlare bene, a me non me ne frega proprio, sinceramente. Sono buoni tutto quello che volete, ma no. E quindi la scatola è vuota, i prodotti sono sommersa da prodotti. Io spero che questo video vi sia piaciuto e anche un po' questa mia polemica, però ogni tanto ci sta perché sui social su non si capisce niente. Sì, buono buono buono, po' nulla. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Anzi, prima di salutarmi, fatemi sapere con un pollice in su, anche con un commento, che mi fa piacere rispondervi, se questa tipologia di video vi è piaciuta, così io continuo. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, questa è la quinta volta che lo dico e ciao!